Grazie, da subito. Vorrei sentire le opinioni, le cose, le proposte del signor Tori Sassoli della Res Marche e poi gli daremo la parola alla dottoressa Pina Ferrato, consigliera di Parità. Grazie. Grazie tante per l'invito che ha avuto un po' all'ultimo momento, è vero, quindi non ho preparato niente di preciso. Però posso dire intanto che la cosa ci ha fatto piacere, anche se all'ultimo momento, perché poi quando mi hai telefonato ho letto velocemente il dossier che è stato preparato per questa campagna, Miseria Aria, che non conoscevo, e devo dire che i temi sono perfettamente in sintonia con tutto quello che noi stiamo portando avanti come rete di economia, rete di solidarietà. Quindi direi che magari anche nel futuro possiamo vedere di trovare delle modalità di collaborazione. Noi, una delle cose che facciamo, siccome ci chiamiamo proprio rete, no? Nel nostro nome c'è questa parola, una delle attività è quella di mettere insieme più reti che si occupano degli stessi temi in modo da avere più forza. Ecco, quindi grazie tante. Io non ho preparato, per cui mi viene bene collegarmi con le cose che ho sentito da Giuseppe e quindi anche alle domande che ha fatto. Per esempio, ho fatto una domanda all'inizio: chi è la responsabilità? E chi è la responsabilità? Noi siamo un'associazione che da tempo ragiona su queste cose, quindi abbiamo anche noi delle risposte, diciamo, accettiamo senz'altro tutte le cose che hai detto, che sono vere. E vorrei mettere adesso l'accento invece su un aspetto che ritengo che sia una delle massime responsabilità, e cioè praticamente la politica ha perso potere a favore della finanza, della grande finanza internazionale. E questo è stato un lungo processo che è andato avanti per passi graduali, senza farlo apparire all'opinione pubblica. Per esempio, non so se voi sapete che la Banca d'Italia è stata privatizzata, non so se voi sapete come noi prima del 1980 e 1970 anche pagavamo il debito pubblico. Allora, il debito pubblico viene dal bilancio dello Stato, entrate e uscite, e ci può essere un passivo, c'è quasi sempre un passivo. Lo Stato come si finanzia? Le tasse, siamo a un 60% di tasse, un nuovo impressionante. Si paga con le tasse, e come faceva prima a non avere questo debito così alto? Perché la Banca d'Italia era intanto degli italiani, era collegata con il tesoro, cioè con l'ufficio dello Stato che conteggiava entrate e uscite dello Stato. Se il tesoro aveva un debito, e se le tasse non bastavano, chi metteva i soldi era la Banca d'Italia, emettendo nuova moneta. Questo poteva avere, ho sempre detto, può creare inflazione. Anche questa è una paura che ci hanno messo per prendere il controllo dell'aspetto finanziario. In realtà, se noi guardiamo i dati dell'Istat, come voi avete guardato puntualmente i dati dell'Istat sulla povertà, guardiamo i dati dell'Istat, scopriamo che il massimo aumento di PIL e di benessere della popolazione c'è stato quando c'è stata la massima inflazione. Cioè, noi ci hanno messo lo spauracchio dell'inflazione, però quando c'era il massimo tasso di inflazione, l'aumento netto di PIL, cioè depurato dell'inflazione, è il periodo in cui abbiamo avuto l'accumulo di ricchezza, perché noi abbiamo avuto dei decenni in cui abbiamo accumulato ricchezza, cioè l'Italia è diventata uno dei paesi più ricchi di tutto il mondo, eravamo dei più evoluti, abbiamo sviluppato tutte le tecnologie, tutte le attività produttive, dall'elettronica avanzata, dalla chimica, tutto, nel giro di alcuni decenni. Però avevamo lo strumento principe, la finanza, nelle nostre mani. Invece, gradualmente, cosa è successo? Hanno cominciato a privatizzare parti dello Stato, cioè le grosse aziende dello Stato, tipo le eccetera, l'autostrada, eccetera. Queste società avevano
che danno una parte nella Banca d'Italia, cioè erano soci della Banca d'Italia, quindi avevano una parte del capitale del potere sulla Banca d'Italia, ma era un'azienda dello Stato, quindi era legge, andava bene. Quando sono stati privatizzati, sono stati privati anche dalla Banca d'Italia. Solo per fare la lunga, noi pagavamo il debito pubblico attraverso l'emissione di nuova moneta da parte della Banca d'Italia, perché la Banca d'Italia era lo Stato. Quando queste cose hanno cominciato a venire meno, le sono scomparse totalmente, l'ultimo golpe è stato fatto con la creazione dell'euro e dell'Europa. Adesso c'è un sistema, siamo sotto finanziariamente con la moneta, sotto la BCE. Voi magari pensate ingenuamente che la BCE è una cosa pubblica, la BCE è dell'Europa, quindi degli Stati europei. No, la BCE è una struttura totalmente privata, di banchieri privati, di grossi azionisti privati, tipo la Goldman Sachs e così via. Cioè questi qua decidono la nostra politica finanziaria, hanno il massimo potere, sono dei privati. Allora i politici gradualmente hanno perso tutto il potere. Attualmente la politica si può fare qualcosa, ma in realtà la politica ha fatto questo grande errore, si è fatta corrompere la finanza, ha visto che la finanza era forte, è andata dalla parte del più forte, gli ha fatto le leggi, gli ha spianato la strada con leggi successive, le hanno fatte sempre, quasi sempre di nascosto, d'estate, tutte queste cose che lo hanno fatto sempre senza farlo apparire troppo sul giornale. Passo per passo ci hanno spodestato di quella che si chiama la sovranità monetaria, non ce l'abbiamo più. Per cui i nostri debiti, come diceva Giuseppe, non possiamo più pagarcela, cioè sono a dei livelli tali che è impossibile pagarli, perché prendiamo gli interessi, credo miliardi all'anno, miliardi di euro all'anno, e quindi significa un debito per persona enorme. Se dobbiamo pagare queste cose, come facciamo per pagare? Ecco, vendiamo il nostro paese, siamo arrivati a questo. Adesso lo Stato ha fatto una legge per vendere i beni pubblici, ma i beni pubblici di chi sono? Sono i nostri, non potrebbero essere venduti. Eppure questo Stato fa una legge per vendere i nostri beni pubblici, che sarebbe illegale. E cosa succede? Paolo Maddalena, che è stato di noi di recente, dice che noi diventeremo, noi abbiamo scritto anche un articolo su questo, diventeremo stranieri dentro il nostro Stato, diventeremo stranieri, perché ci compreranno gradualmente tutto, come stanno facendo i greci, per esempio, ci compreranno tutto. A meno che noi con la cittadinanza attiva cominciamo un po' a ribellarci. Io sono comunque ottimista, cioè spero che più vanno male le cose, più la gente comincia a domandarsi come qui si diceva appunto di chi è la colpa, di chi è la responsabilità. E qui la responsabilità ci sono precise, sono la grande finanza della nostra politica, perché la nostra politica ha tradito l'interesse collettivo. Ha guardato solo il proprio interesse. Ecco, poi facevo un'altra domanda: come si crea lavoro? Noi su questo ci siamo molto interrogati, abbiamo le nostre proposte, poi le dirò, però purtroppo anche questa seconda domanda è molto collegata alla prima, perché se non abbiamo risorse finanziarie, come facciamo a creare lavoro? Cioè, siamo in una situazione, io vivo in un'impresa, e le imprese hanno sempre meno risorse finanziarie. Anche le banche, quelle collegate al territorio, hanno meno risorse finanziarie e tendono a rischiare di meno. Le famiglie hanno meno risorse finanziarie. Abbiamo dei salari che valgono sempre meno. Mentre quando ero giovane, un dipendente, per esempio, delle ferrovie, mettendo da parte un po' all'anno, si costruiva la casa. Questo vivo tanti esempi. Oggi con i salari non ci fanno niente, cioè sopravvivere. Quindi siamo in questa situazione. Senza risorse finanziarie è difficile creare sviluppo. Quindi dobbiamo in qualche modo riprenderci il potere finanziario, quindi agire l'Europa. L'Europa, come dicevi tu, ha un progetto bellissimo,
con Spinelli, così via, che doveva portare pace, e vediamo che la pace l'ha portata all'interno dei nostri territori, ma tutto intorno c'è abbastanza guerra. Però è stato occupato, anche questo progetto è stato occupato dai potenti, dalla finanza. E hanno fatto queste strutture terribili, tipo la BCE staccata completamente dal potere politico, tipo il WTO, la struttura del commercio internazionale, che si pone tranquillamente al di sopra degli stati e dei popoli, gli stati non contano più niente. Se tu c'hai un patto commerciale, adesso siamo alle porte di fare un patto terribile, il TTP, il quale ci imporrà attraverso il WTO, al di sopra degli stati, di avere le stesse condizioni che ha l'America. Cioè, se l'America permette di avere una produzione di carne gli antibiotici a un certo livello, noi dovremmo avere lo stesso livello, perché per la concorrenza. Se gli Stati Uniti continuano tranquillamente gli OGM, anche noi dovremmo coltivare, dovremmo permettere la coltivazione dei OGM. Queste cose di questo genere sono sotto questo trattato, infatti sono già sotto movimenti di opposizione a questo tipo di Europa. Cioè, noi siamo a favore dell'Europa come associazione, chiaramente, perché la intendiamo come la intendevano i padri dell'Europa, quelli che l'hanno concepita all'inizio. Però l'Europa che è stata fatta è un disastro, va riformata totalmente. Allora, adesso veniamo alle piccole cose di cui possiamo parlare, in realtà, piccole cose, perché se non riusciamo ad arrivare anche a questi livelli, però come ci si arriva siamo dal basso. Allora, le nostre proposte sono un po' dal basso, diciamo, come si crea lavoro, si diceva, come si crea lavoro. Allora, dicevamo che lo Stato sta svendendo i beni pubblici. Questa è una delle cose alla quale noi come associazione, e speriamo di farlo con tante altre associazioni, vogliamo opporci dal basso, perché quindi poi le proprietà le hanno anche i nostri comuni. Quindi i comuni sono qua, sono vicini a Roma. Allora noi chiediamo ai comuni, alle regioni, alle province, allo Stato, quindi in demanda, di non vendere i beni pubblici, di non svendere il nostro paese, di non farci diventare stranieri nel nostro paese. Dobbiamo costituire dei comitati dappertutto che si oppongano a questa cosa, bene per bene, territorio per territorio. Dobbiamo difendere i nostri beni pubblici e prenderli per creare lavoro. Per esempio, ci sono molte terre. Qualche giorno fa sono stato a vedere una terra in un paese, una piccola frazione che si chiama Rocca Montevarmine, è nel comune di Capassari ed è di proprietà del comune di Fermo, quindi uno ha la proprietà e uno del territorio. Ci sono 700 ettari di terreno e una bellissima rocca che è disabitata, bellissima. Ci si può fare un progetto su questa cosa e fare una cooperativa di giovani disoccupati, siamo una disoccupazione di giovani che vogliono fare agricoltura. Io vengo da un'esperienza proprio di questo genere. Tanti anni fa, ormai 35, abbiamo costituito una cooperativa con dei terreni che ci si sono stati dati da un ente pubblico, 32 ettari, molto di meno. Da quell'esperienza pian piano è venuta fuori una cooperativa di Terra del Cielo che oggi dà lavoro a una ventina di persone e produce delle buone cose per, anche per la salute. Ora io penso che di queste cose ne possono nascere parecchie se noi dai territori ci impegniamo. Partiamo da quelli che possono essere più interessati, quindi coloro che hanno studiato agraria, per esempio agli istituti agrari, alle università agrarie, da lì possono venire le persone più preparate, diciamo, e poi ad esse si possono aggiungere persone di meno qualifica che però possono aiutare e comunque possono essere occupati, venire occupati. Quindi questa è una delle proposte forti che facciamo noi come associazione RSMARCHE e speriamo di poter collaborare anche con l'IMER. Stiamo collaborando già con altre associazioni, tipo il Forum
progetto ci viene anche questo da Paolo Maddalena, questo secondo ciclo da Paolo Maddalena, che è un giurista veramente eccezionale, ha scritto il libro Il territorio bene comune degli italiani, e vi invito a leggerlo. Lui praticamente, come diceva anche Giuseppe, dice che il territorio originariamente è di proprietà di tutti, è nato così, il territorio è di proprietà di tutti, è stato dato ai privati, è stato concesso ai privati secondo il momento, purché lo usino con la tutela dell'interesse pubblico. Allora, quando noi vediamo delle ditte che delocalizzano le loro produzioni all'estero e ci lasciano dei capannoni abbandonati, che sono un po' grovi, una moltezza, passano di questi capannoni decadenti, no? In vari territori ce l'abbiamo le Marche, o trovi delle terre abbandonate. Lui dice che siccome l'imprenditore non adempie più al bene, al pubblico, all'interesse pubblico, i comuni possono requisire questi beni gratuitamente, e lui sta ponendo le basi giuridiche per fare queste cose. Questa è un'altra cosa che può interessare tutti i comuni, se ci sono qua degli amministratori, può interessare tutti i comuni. Adesso ci manderà la documentazione, perché questa cosa ha cominciato a farla il comune di Napoli. Lui infatti, Maddalena, è un napoletano di origine, adesso sta a Roma, e quindi c'è già una documentazione giuridica di come fare queste cose. Quindi questa è un'altra cosa che si può portare avanti, e lì si possono fare lo stesso dei progetti sociali. Quindi progetti importanti che vengono fatti non da poche teste, ma in modo partecipativo, perché attraverso la partecipazione si va ad individuare quali sono i bisogni del territorio, e attraverso i bisogni del territorio si può creare qualcosa di valido. Mi dimenticavo di dire una cosa importante sulle terre di cui ho parlato prima. Naturalmente la produzione dovrebbe essere l'agricoltura biologica, non semplicemente l'agricoltura chimica, perché questa è un'altra grossa emergenza del nostro periodo, cioè stiamo distruggendo il nostro ambiente, stiamo distruggendo la qualità dei cibi e quindi stiamo distruggendo anche la qualità della nostra salute. Quindi l'agricoltura sì, è la base dell'attività produttiva, dell'agricoltura si riparte, ma l'agricoltura ecologica, per il bene del territorio e per il bene della nostra salute. Poi, siccome mi era stato detto, sono pronto al tempo, mi era stato detto di parlare un po' della Carta d'Arcelia. La Carta d'Arcelia è un documento, adesso cerco di andare adesso di arrivare alla fine velocemente. La Carta d'Arcelia è un documento, secondo me, importante, perché noi non vogliamo solo lamentarci, ma vogliamo essere propositivi. La Carta d'Arcelia è un documento altamente propositivo, cioè immagina come funziona un nuovo Stato, che lo chiamiamo lo Stato delle comunità. Cioè intendiamo che lo Stato sia basato sul concetto comunitario. Ci siamo ricollegati, adesso in quando abbiamo parlato domenica scorsa, ci siamo ricollegati storicamente, c'è una serie di collegamenti storici, quando il principio della comunità era molto più attivo. Mi limito, quindi non posso parlare, mi limito a dei collegamenti odierni, cioè molto attuali. Uno dei collegamenti attuali, e quello non è proprio odierno, questo primo, è quello che aveva fatto Adriano Olivetti. Adriano Olivetti, che è stato un grandissimo imprenditore del nostro paese, uno di quelli di cui vi dicevo prima, che hanno portato nel giro di pochi decenni l'Italia a dei livelli altissimi, e ha avuto un'azienda che ha avuto successo in tutto il mondo e poco conosciuto per un altro aspetto. Aveva fondato un movimento che si chiamava proprio comunità, movimento comunità, e stava cercando di organizzare la società, aveva questo progetto politico, di organizzare la società in modo nuovo su base comunitaria. Che cosa significa su base comunitaria? Uno degli aspetti è che le comunità locali intanto devono avere una dimensione, adesso questo non c'è più,
aspetto della dimensione, però per dire quale, adesso per entrare nel concreto, qua siamo a Iesi. Per esempio, la dimensione della comunità dovrebbe essere la Valdesina, per esempio, cioè un insieme di comuni, metti 10-12 comuni, dove abito io, c'è la Valdesina. Questo è l'ambito geografico della comunità, che è geografico ma nello stesso tempo storico, perché queste comunità, questi territori sono comunque collegati fra di loro. Quindi questo è un aspetto, cioè bisogna stabilire un livello geografico che sia tale per cui la popolazione può interagire facilmente fra di loro e quindi possono parlarsi e gestire più democraticamente il territorio. Quindi questa sì, siamo stretti con i tempi, mi dispiace, c'è lo spazio, è la cosa principale, però hai ragione, no? Hai ragione, magari durante il dibattito, è interessante. Avevo anche vabbè, adesso non posso, c'è qualcos'altro. Diciamo che la comunità in pratica deve portare lo Stato ad essere più democratico, e cioè il potere deve essere più diffuso. Ora abbiamo uno Stato centralizzato che decentra il potere fino anche ai comuni. Però, essendo uno Stato centralizzato, persona fisica si dice, non è uno Stato comunità, ma uno Stato persona fisica che ha un potere centralizzato e lo decide. Invece noi vogliamo un potere che sale dal basso verso l'alto. Quindi il livello principale, il futuro che vediamo dello Stato, sono le comunità. E dalle comunità che vengono creati gli altri livelli, il livello della regione e il livello dello Stato. Al contrario, invece di partire dall'alto sul basso, perché se avevamo il potere noi, non lo davamo alla grande finanza. Invece, essendo concentrati in poche mani, può succedere di tutto. Quindi, più potere alle comunità locali, poi all'interno delle comunità locali, più potere ai cittadini, cioè diffondere di più le responsabilità. Ora i comuni hanno delle responsabilità, poche ne hanno, e concentrate in poche persone, che noi leggiamo ogni 5 anni e poi non ne sappiamo più niente. Invece vogliamo una struttura partecipativa che sia attiva tutti i giorni dell'anno, come noi siamo attivi tutti i giorni dell'anno nel lavoro e nell'economia, siamo attivi tutti i giorni dell'anno nella cultura perché esprimiamo le nostre idee veramente, politicamente invece votiamo ogni 5 anni e poi potere politico dedicato ad altri. Quindi questa non è la democrazia. La vera democrazia è quella che si esercita giorno per giorno. Quindi vogliamo una struttura delle responsabilità molto più decentrata sul cittadino. E arrivo un pezzetto da leggere una carta da cielo, però magari se ci chiamano facciamo dopo.